Buonissimi è un progetto ideato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella. È giunto alla sesta edizione e mira, attraverso il coinvolgimento di imprenditori, ristoratori e cittadini, a raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica sui tumori pediatrici. Una notte all'insegna del buon cibo, grazie al sostegno di aziende del territorio, ed in cui si raccoglieranno fondi grazie al sostegno di coloro che parteciperanno all'evento in programma lunedì 17 giugno al Marina ad Arechi di Salerno. In questi anni, grazie a Buonissimi, sono stati raccolti 551.000 euro con il coinvolgimento di oltre 7.000 persone. L'anno scorso abbiamo raccolto circa 150.000 euro lordi. Chiaramente quest'anno ci auguriamo di superare. Abbiamo una location meravigliosa, grande, che ci ha consentito di aumentare il numero degli chef e quindi di aumentare la ricettività degli invitati, e ci auguriamo di fare meglio. La nostra ricerca sarà una ricerca che si svilupperà al CINGE, all'Istituto di Biotecnologie Avanzato di Napoli, che è il maggiore in Europa, ed è una ricerca chiaramente con rapporti internazionali, e si chiama Editor, ed appunto, come dicevo prima, è finalizzata a sviluppare sempre di più l'immunoterapia e la medicina di precisione. L'immunoterapia per gli adulti ha fatto passi da gigante, per i bambini, come al solito, siamo sempre più indietro, sempre più a rilento, perché in assoluto, anche se percentualmente, i bambini si ammalano come gli adulti. Ovviamente in assoluto abbiamo numeri più piccoli, più bassi, che non interessano purtroppo l'industria farmaceutica. Basti pensare che ancora oggi la chemioterapia che si usa per i bambini è quella dell'adulto in dosi minori, e questo non va bene, perché i bambini hanno bisogno di farmaci pediatrici. Quindi il cammino è lungo, è duro, siamo pochi a combattere, ma certamente non ci arrendiamo. Ma è un'emozione che contagia, in realtà, perché io ho immaginato questa giornata, la giornata 17, con uno slogan che è: aiutateci ad aiutare, nel senso che Marina d'Arechi diventerà una lunga promenade dell'alimentare, del cibo, enogastronomica, proprio una promenade, una passeggiata lunghissima di eccellenza delle nostre terre, aperta ovviamente a chi ha deciso di aiutarci ad aiutare. E quindi questa condizione che emoziona di per sé, perché peraltro basta leggere il cartello che è alle mie spalle: noi stiamo parlando della ricerca oncologica pediatrica, e quindi sono due temi che non possono non toccare nel profondo chi ascolta e chi sa che quanta sofferenza ci sia in questi casi. Quindi partecipare, siamo stati trascinati dall'emozione, perché poi abbiamo un comitato di due signore fortissime, che sono Paola Pignataro e Silvana Tortorella, la presidente Alfani, e insomma siamo rimasti coinvolti. Essendo rimasti coinvolti, non potevamo che rispondere con grandissimo entusiasmo emozionato. Quindi io credo che sarà una bella serata, il 17 giugno sarà una bella serata, perché l'ambiente ovviamente favorirà ancora questa partecipazione corale, come c'è stata nelle precedenti edizioni, in cui poi la nostra dieta mediterranea, il cibo, che è un elemento che accomuna, sarà da traino ovviamente per chi ha aperto, a chi ha deciso di contribuire a questa serata donando, e quindi aiutando, e penso che questo sia il messaggio che anche oggi dobbiamo mandare a tutti. È una serata in cui si fa beneficenza, chiamiamola per quella che è, e in cui si contribuisce alla ricerca rispetto a un tema che è molto grave e che ovviamente noi auguriamo sempre che non tocchi a nessuno di noi, ma in realtà tocca sempre a qualcuno di noi.